Siete pronti a vedere la farm di smeraldi infiniti? Benissimo, allora lasciate un bel mi piace a questo video. Ciao a tutti Minecraft giocatori, benvenuti e bentornati nella vanilla hardcore di Bella Faccia, la vanilla più incredibile di YouTube. Guardate che bellezza, ragazzi. Sono qua sopra perché oggi, come avrete letto dal titolo, creeremo una cosa incredibile. Guardate la sotti cavalli scheletro, non me li ricordavo nemmeno. Allora, innanzitutto mettiamo le ali perché vi devo portare in un posto dove ho messo una cosina. Là. Ma che cavolo? Ma che cosa? Cosa sta succedendo? Oh! Ma sto Enderman che sta abbracciando il villager! Come cavolo ci sei entrato qua dentro? Vabbè, comunque sia, qui c'è un villager. E come avrete capito, anzi, come avrete visto dal titolo, ragazzi, oggi creerò la farm infinita di smeraldi. E direte, ma non è possibile. Fidatevi, state a vedere, c'è solamente un piccolo trucchetto. Ehi tu, smettila di fare così, Allora, innanzitutto vado subito a prendere tutti i materiali. Ma questa tartaruga da dove è arrivata? Vado a prendere tutti i materiali che mi serviranno per fare questa farm, fra virgolette. Adesso capirete perché le virgolette. Come sempre, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale. È super importantissimo. Allora andiamo nel magazzino che presto sposterò e prendiamo le cosine che ci serviranno. Allora, innanzitutto mi servono delle ceste, quindi le ho già fatte per caso, ci sono già? Sì, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prendiamo già le cose che ci serviranno. Non bauli trappola. Oh, ecco allora come mai erano così. Vabbè, allora li rifaccio nuovi, Ok, 8 bauli normali. Poi un barile. Poi tramogge ne abbiamo. Ok, 4 tramogge. Poi io mi prendo dei blocchi qualsiasi. In questo caso me ne prendo 20 di calcite che mi piacciono. Poi serve del vetro. A capire dov'è il vetro, il vetro è qua, ok. Il vetro ce ne servono 8. 4 di terra normale. 2 botole. Un secchio con l'acqua. Poi 2 cordicelle. 2 gancio per filo. E poi per finire una leva. Dov'è la leva? Mamma mia, ma quanti ne ho. La leva. Cioè, assurdo, dai, non ho una leva. La devo creare. Dai, una leva. Cioè, la devo creare, ragazzi, io non ci credo. E facciamoci questa leva, bam. E queste sono tutte le cose che serviranno. Torniamo dal villico. Mamma mia, ragazzi. Allora, vi dico solo che sarà identico alla farm di tappetini e la farm di ametista. Io dico solo questo, dai, avete già capito, È un super bug, un super bug che crea una farm assurda. Voglio solo vedere se questa funziona ancora. Raga, funziona ancora quella dei tappeti. Oh mio Dio, spegniamola che sennò il mondo esplode. Guardate i tappeti. Oh mio Dio. Però raga, questa che sto per fare, dai, è assurda. È veramente assurda. Sì, ma sto Enderman mi ha un pochettino rotto le scatole. Allora, direi di farla qua. Allora, per prima cosa cerchiamo il sud. Basterà premere F3. Allora, nord, est e sud. Ok, quindi dobbiamo farla da quella parte. Vedete? Quindi dobbiamo scavare adesso. Facciamo 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quindi un 3x4. Così, mi raccomando. E sta anche arrivando la notte. Adesso prendiamo le ceste. Le mettiamo tutte così. Vi ricordo che il sud è di là, Prendiamo le tramogge e le mettiamo contro le ceste. Così, vedete? Ok, fantastico. Io comunque sia andrei a dormire e finirei la farm dopo, perché io sento già gli zombie che mi vogliono mangiare vivo. Questo ve lo ricordate, Oh! Paura. Direi di andare a dormire nella casa a cane. Vediamo, mi metto qua. Fammi fare un bel salto. Vabbè, dai, ma di cosa stiamo parlando? È bellissima. Non me la ricordavo così bella, Buonanotte. Mamma mia, quanti mostri. Stupida strega, via. Quanti mostri. Intanto direi di fare la casina per questo villico, dove io commercerò. La faccio molto tranquilla, No, non sto assolutamente sfruttando un povero villager. No, fidatevi, diventerà ricco questo villager. Per il momento per il momento la facciamo così, dai, ci può stare. Questa è la casa del villico, ragazzi. Scortecciamo tutto. Vabbè, dai, mi facevo un po' pena. Gliel'ho un pochettino allargata,
Allora, Villico, dobbiamo andare qua dentro. Vieni, fai il bravo. Allora, queste porte però devo romperle, eh. Vieni, diventerai... Non sbattere la testa. Non sbattere questa testa, che ce l'hai gigante. Fatti chiudere qua dentro. Top. Allora, mettiamo il barile. Allora, prima di tutto togliamo questo. Però tu devi stare qua, fermo. Devi stare qua. Fermo, metto questo, tu devi diventare un pescatore. Sì, pescatore, top. Poi mettiamo uno e una, due. Ok, poi magari lo sistemo meglio. E con lui commerciamo. E ovviamente dovevamo trovare subito le cordicelle in cambio dello smeraldo. Poi capirete il perché. Io però così non riesco a uscire. Mamma mia, Villico. Vabbè, questo lo metto a posto dopo, fantastico. Lasciamo perdere. Ok, adesso poi con questi blocchi qua, fatemi vedere, non devo sbagliare. Ne mettiamo uno, due. Poi uno qua, due qui, qua e altri due. Ok, dai, fin qui molto semplice. Ok, continuiamo ad alzare la nostra struttura. Poi prendiamo la terra, che l'ho presa per cavarla, eh. Ne mettiamo due qua. Prendiamo le botole, non mi dire che va via il sole, mi devo muovere, eh. Poi togliamo questi due blocchi di terra, mettiamo le botole così e ritogliamo la terra. Dai, fin qui semplice, eh. Allora, fammi riprendere magari questa terra che non la voglio qua dentro. Adesso è arrivato il momento di mettere il vetro, quindi lo mettiamo sopra la cesta, così. Ok, adesso mettiamo il vetro sopra la cesta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Prendiamo l'acqua e l'acqua la mettiamo in questo blocco che ho selezionato. 1 e 2. Fatemi riprendere l'acqua. Ok, ci siamo quasi, raga, eh. Quasi finita, ma vi rendete conto? Poi allora mi devo spostare qua sopra, perché andiamo a metterci un blocco sopra questa. Prendiamo la leva e la mettiamo proprio qui. Ok, adesso dobbiamo tirarla giù, perché dobbiamo far andare via l'acqua. Perché mettiamo... Dov'è? Oh, ah, eccoli. Gancio per filo. Ne mettiamo uno qui, uno qui. Prendiamo le cordicelle. Ne mettiamo una qua e una qua. Clic. Allora, prima che faccia buio, prendo in prestito un pochettino di legno. Mi faccio una scala. Raga, ci siamo quasi, eh. Ci siamo quasi, raga. Allora, mi faccio una scala per salire, eh. Ok, così. Questo lo togliamo. La scala la possiamo mettere anche qua. Saliamo qua. Devo prendere delle sesoie. No, vabbè, devo andare a dormire, raga. Non posso rischiare che un creeper distrugga tutto. Raga, ma sto zombie? Sto zombie pazzo? Non adesso. Non adesso. Dov'è la palestra? Dov'è? Dov'è finito? Oh, via dalla farm di smeraldi. Via. Sarebbe bello farti tornare normale, ma non ho tempo. Mamma mia, ma è potentissimo, raga. Anche una pala mi ha droppato. Avevo visto bene. Non voglio essere disturbato. Non voglio essere disturbato. Disturbato da voi. Ok, raga, è il momento. Sesoie, andiamo qua sopra. Adesso bisogna premere un'altra volta F3. E mi raccomando, vedete sud, est. Dovete mettervi precisamente, esattamente su est. Ok, su est e cliccare col tasto sinistro sopra la cordicella. Bam, per attivarla. Premiamo qua. Ed ecco qui, è partita la farm di cordicelle. Super bug, super bug. Lo so, non si dovrebbe fare, però Minecraft funziona così, eh. Cordicelle infinite, raga. E avete capito bene con queste cordicelle che cosa faremo. Guardate, già uno stack, raga. Già uno stack, già due stack in quanti secondi? Pochissimi. Ok, entriamo qua. Mamma mia, che disastro qua, che disastro. Fatemi mettere a posto. Entriamo qua dentro dal nostro amico villager. Oh, stoppa, stoppa, stoppa. Stop, stop, stop. Troppe, troppe. Mamma mia, ragazzi. C'è tre stack. Ci ho fatto più di tre stack di cordicelle. Andiamo a commerciarle con lui. Bam, smeraldo. Bam, smeraldo. Bam, smeraldo. E adesso continuerà 10 smeraldi, raga. No, non ti do per quello. Vediamo, qualcosa di buono. Due smeraldi per un fuoco da campo. Ci sta. Questo fa veramente schifo. Ma io continuo. No, mi servono... ma io devo uscire di qua. Mi servono altre cordicelle. E quindi per farla ripartire ci mettiamo sempre rivolti verso est. Prendiamo... Dov'è? Non ci capisco più niente. Sono troppo esaltato, raga. Prendiamo le sesoie. Rompiamo e facciamo partire. Let's go! Farm infinita! Raga, ho troppa roba, sa. Cioè, ne ho troppi. Ho troppi smeraldi, raga. 10 smeraldi in quanto? 10 secondi? Bam, un altro. Bam, un altro. 16. E
così io avrò smeraldi infiniti e anche esperienza. Questa è una farm di corde, è una farm addirittura, raga, di smeraldi, di qualsiasi cosa e anche d'esperienza. Se guardate che roba, se io divento ricco qua, divento ricco a furia di commerciare all'infinito con questo villager. Mamma mia, io spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, devastate il tasto dei mi piace. Se non l'avete fatto, iscrivetevi. Da me è tutto, dalle farm pazze di bella faccia, e ci vediamo in un prossimo fantastico video. Smeraldi infiniti, ciao!